La parola passasse a Lucia, la fondatrice del premio, ha voluto questa cosa e si è data un grande affare, ve l'ho detto prima, è diventato un inferno, l'ultima settimana non si chiamava più, e grazie all'aiuto di Stefania Russo. Quest'idea di creare questo premio e mettere insieme al premio un'antologia che ne parlasse anche dopo e che potesse poi contenere anche tutte le poesie che non sono state premiate. Però non voglio dire tutto io, perché tra l'altro ci sono dei momenti della serata che appunto dovrà per forza di cose portare lei, e passo la parola con piacere alla mia amica. Siete bellissimi da qua, io sono emozionatissima. Innanzitutto vi ringrazio, ringrazio uno per quanti sono arrivati qua oggi e che mi state onorando con questa bellissima serata. Ho voluto fortemente questo concorso sull'amore perché un pomeriggio di autunno ero insieme a Stefania, mi fa leggere un suo componimento, Due cuori e un capanno sul fiume. Questo componimento onestamente mi ha fatto subito saltare in mente qualcosa di bello. L'ho visto già oltre. Io che sono una che vola facilmente di fantasia, ho detto qui si deve concretizzare con qualcosa di bello. Ed è venuto fuori quello che è sotto i vostri occhi. In effetti abbiamo voluto anche un'antologia, come diceva Vivalello, intitolarla proprio Due cuori e una capanna. Perché il classico detto in effetti, però sul sabato perché ho detto no, qui abbiamo il fiume e sul sabato si può avere un capanno, perché so che parli d'amore e quindi abbiamo fatto un po' come Giulietta e Romeo a Verona e noi ci atteniamo al fiume e speriamo che questa cosa possa avere un seguito. Io sono felicissima, emozionatissima, scuserete qualche gaffa che farò sicuramente, perché ero così predisposta a parlare, a fare invece. Non c'ho quasi voce, però intanto farò subito le cose che dobbiamo fare pure perché il tempo scorre. Ringrazio i ragazzi che sono stati fantastici, ci hanno emozionato, ringrazio tutti i poeti, ringrazio chi è venuto da lontano, come il signor Costa da Torino, e pensate che è partito stamattina, io vorrei un grosso applauso per questa persona. E so che stasera alle 9:30 ne ha uno di ritorno, quindi proprio mordi e fuggi, quindi veramente grazie per essere qui. Reggio Calabria ci ha raggiunti, Roma, la Campania tutta in questo momento mi sfugge, però magari dopo che vi chiamo uno per uno vi dico pure da dove venite. Io inizierei onestamente, volevo solo presentare anche Maria che ci ha dato un grosso aiuto. Si è occupato della giuria ragazzi e vorrei giusto per un saluto anche il cavaliere Peppe Barra perché chiaramente è quello in effetti dove ha dato tutto a tornare. Studi storici di Empoli e da un anno ci ha dato fiducia sulla zona di Avellino a mia Maria e quindi passo la parola a lui per un saluto a Peppe Barra e per i saluti. Grazie, buonasera a tutti perché siete qui. Io dirigo il Centro Culturale Studi Storici dalla fondazione, cioè da 26 anni e 20 anni fa ho fondato il giornale Il Saggio che ho messo sulle vostre sedie. Su quel giornale ogni mese escono tantissime poesie, le vostre poesie, non le mie, io ne pubblico uno ogni tanto, ma le vostre poesie escono puntualmente ogni mese perché credo che le vostre poesie, vingono o non vingono, meritano di essere pubblicate perché in ogni poesia c'è il proprio sentimento, l'amore, c'è noi stessi. E allora la giuria per me è uno che valuta delle opere.
forse la poesia, come ha detto prima il signore, a me piace, l'altro no, però non significa che non è buona. Le poesie sono buone tutte. Per me una poesia è anche quel pensiero di un analfabeta che sta facendo le pecore, che non è mai andato a scuola, e pensa, lì che bella montagna, lì che bel verde, lì che bel sole. Anche se non lo so scrivere, quello è un sentimento che è uscito dal proprio cuore e per me è una cosa bella. Io ho consumato la mia vita per la cultura. Prima ho sentito che qualcuno incitava a scrivere le poesie, invece io incito insieme alle poesie a scrivere, punto. Scrivete, però prima di scrivere dovete leggere, leggete tanto, perché leggere è importantissimo. E sono i libri che facciamo, chi...